se tutte le cose di cui lei ha parlato comunque presuppongono risorse, e allora non sarebbe possibile, per esempio, mettere i 3.000, ha parlato di 3 miliardi in un'intervista, mi sembra solo 24 ore, adesso non mi ricordo bene, comunque in un'intervista 3 miliardi di risparmio dallo spread proprio che è sceso. Non sarebbe opportuno mettere qualcosa per far scendere il debito? O è una, diciamo, è una linea di politica economica alla quale anche questo governo rinuncia? Ma noi stiamo facendo scendere il debito ed è ovviamente il nostro obiettivo, perché diciamo, concentrare soldi pubblici per pagare gli interessi del debito è estremamente inefficiente. Quindi la riduzione del debito libera risorse. Naturalmente questo è un problema tecnico, ma in realtà anche politico. Pensare che la ricetta per ridurre il debito sia una draconiana stretta fiscale di bilancio con pesantissimi tagli che fanno momentaneamente scendere il debito è una strategia che non funziona molto bene, perché se poi si ha un impatto negativo sulla crescita, il debito, il rapporto debito-PIL poi risale. Quindi si tratta di trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità della finanza pubblica, la traiettoria discendente del debito e allo stesso tempo una politica di bilancio che sia adatta al ciclo economico. Adesso appunto i dati che ci ha appena ricordato ci ricordano che siamo in una fase di ciclo economico non italiana, internazionale, europea, cioè i dati sulla produzione industriale sono identici per la Germania, per la Francia, che chiaramente non consiglia a nessuno, e neanche la Commissione europea consiglia dei tagli pesanti. Quindi per far scendere il debito bisogna trovare questo equilibrio, sostenere la crescita ma al tempo stesso farlo con responsabilità e con equilibrio. Crescita che comunque non sta andando benissimo, no. I cartelli 1 e 2 ci dicono che l'Italia è il fanalino di coda della crescita, resta. Eccoli qua, ce n'è uno che dice l'Italia il PIL è lo 0,2% e in Europa 1,2%. Sì. No? Legga ecco, il 2019. Esatto. No, ma insomma, siamo i primi che lo diciamo. Noi abbiamo ereditato, preso un paese fermo. Per di più un paese fermo in una situazione internazionale ed europea con una crisi della produzione industriale che ha tanti fattori. L'avete magari preso con gli stessi che l'avevano portato fin qua, c'è stata la con una parte, con una parte degli quella stessi parte lì, una parte che aveva il Presidente del Consiglio, insomma non era una parte da poco. E meno male che c'è stato quel Presidente del Consiglio con Salvini, ha garantito una tenuta alla fine, cioè, è stato un lavoro, anche il mio predecessore Tria è stato un punto di tenuta, di equilibrio rispetto a delle spinte irresponsabili soprattutto della Lega. Quindi, adesso...